Ciao, allora, benvenuti nel video dei top del mese di febbraio 2017. Il primo top che mi vostro assolutamente è questa tisana della Yoji Tea, questa è la Soave Chai, eccolo, tè speziato con anice, finocchio e liquirizia. Dice di comprendere, ok, ve l'ho detto, l'anice, finocchio e liquirizia, cardamomo, pepe nero, cannella, zenzero, chiodi di garofano e basta. Allora, intanto questa è perfetta per l'inverno perché è speziata, è perfetta da gustare calda e poi già durante l'infusione si sente il profumo di anice. Poi quando la si beve si sente bene anche la liquirizia, la cannella, quindi davvero wow. Anche dopo averla finita, resta comunque in bocca un po' il sapore delle spezie, quindi continua a scaldare anche dopo aver finito la tazza. Quindi in inverno è davvero fantastica. Il finocchio non si sente tanto, ma perché ci sono delle spezie che lo coprono. Comunque sia, a me è piaciuta. Mi piacciono anche più speziate, sinceramente. Ma anche questa non è affatto male e ve la super consiglio. Il secondo top è questo deodorante del Livrochet e questo è quello al melograno di Spagna. Vi avevo già recensito l'altra versione, quella al tè verde. E come l'altra, anche questa non contiene sali d'alluminio e parabeni. Ti era scritto in spagnolo. Allora, anche questa versione comunque mi piace molto perché ha un profumo bello fresco, ma non è bello fresco, bello dolce anche, ma non è troppo, come si dice, si sente troppo, ecco, durante la giornata. Asciuga molto velocemente, non lascia tracce o aloni sui vestiti chiari o scuri, dura tutto il giorno tranquillamente e non irrita la pelle. A mio avviso, mi piace di più la profumazione al tè verde perché è più persistente, si sente di più sulla pelle, mi piace di più. Però comunque anche questa che è più delicata fa il suo lavoro egregiamente, quindi è un altro dei prodotti che vi consiglio. Ultimo top per questo mese, e questo non lo conoscevo, è il balsamo labbra, eccolo, della Bottega Verde alle miele mille fiori. Dice che è un stick labbra alla propoli protettivo. Allora, il prodotto è un 5 ml, non lo conoscevo e me l'ha inviato la ditta e come vedete, ecco lo stick. E io l'ho proprio finito, quindi mi è super piaciuto. Il profumo è un po' particolare, sembra, non sembra miele, ecco. Comunque dice di essere uno stick protettivo da applicare per protezione delle labbra dal sole, vento e freddo. Effettivamente ha una buona azione idratante, ecco. Protettivo, sinceramente, non vedo tanto perché lo applico, poi esco e non vedo questa azione protettiva. Ma una buona azione idratante, quindi, ed mi piace soprattutto per l'inverno. Credo che sia ottimo da mettere in borsetta, ad esempio, ed applicare più volte durante la giornata quando si esce, anche perché lascia un velo leggermente lucido, ma non troppo, e appiccicoso, ma non troppo, a differenza di altri balsamo labbra. Quindi lo trovo perfetto da applicare proprio più volte durante il giorno. Sicuramente. Sì, è idratante, va bene per il giorno, alla sera metto invece uno bello nutriente che resta in posa tutta la notte, però per il giorno è perfetto, l'ho già detto, e credo che se lo trovi in offerta in negozio lo ricompro da mettere in borsetta e da tenere a portata di mano quando sono in giro, quindi questo ve lo consiglio. E dunque, questi erano tutti i top del mese di febbraio. Fatemi sapere, come sempre, se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di esservi stata utile. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale, così non perdi le prossime recensioni beauty. Ed alla prossima! Ciao!